No.
Tu vivebat, nati peras, nati peras.
Thank you.
quando vuole lei può mettere i chiodi. Vado fino a giù. Ok, va bene così. Eccolo qua. Va bene così. Oh, invece mi ha parlato corso. Vai. Te ne sotto? Sì, 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 sì. Ecco. Ok. Ok. Un momento, ci sei? Sì, 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 sì. È pronto? Sì, bene. Sì, 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 sì. Su questa bellissima opera del maestro Antonio Resta, che è un'opera meravigliosa, straordinaria, emozionante. È come creare, nostro Signore creò la terra, l'uomo, l'essere umano. Noi stiamo creando un'opera meravigliosa. Con un chiodo partecipo io, ma con l'anima dovremmo partecipare tutti quanti a questa bellissima opera. Sicuro, sicuro. Quel poco che potuto fare, credeteci, l'anima serve tanto a risolvere un problema nella vita. I problemi della vita sono le cose belle, le cose brutte, tutte le cose che vogliamo fare. Questa è un'opera meravigliosa. Chi la compra sarà benedetto. No, è questa che tre. Cos'è che dimmi te quando va. Sì, quando vuoi. Responsabile di errore. No, vai, non ti preoccupare. Vai andare fin fondo. Sì, vai, vai. E dagli un porto, forse. Come dire, ho paura di distruggere. Va bene, bene così, va bene così. Thank you.
grazie a lei. Allora, che devo dire, Antonio? No, una bella cosa, perché diciamo che l'ho visto iniziare dai primi chiodi, no? Adesso è quasi finito e lo hai plasmato in maniera divina. Avendo una plasticità non indifferente, sei riuscito a dare col ferro e coi chiodi. Hai dato un tocco artistico. Ti ringrazio, detta da te la gioia. Proprio artistico. E tu, io. Mi permetto di mettere il chiodo. Questa. Divina opera che hai fatto, questo visto velato che veramente si immagina nella vista, allo sguardo, lo immagina. Bravo. Mi fa piacere, grazie, ciao. Grazie. È una opera d'arte meravigliosa. Ecco, grazie. Sì, sì. Allora provo a inchiodare, provo a mettere un chiodo in questa opera che mio fratello ha realizzato non solo per Pozzuoli, penso su un circuito nazionale. Il mio contributo voglio immortalare con un chiodo, sperando che non faccia una figura in merda. Approfitto per dire che il 28, quindi venerdì, alla Biblioteca Comunale c'è una piccola presentazione delle opere che mio fratello ha realizzato in tutti questi anni. Io vi direi di non mancare perché ritengo che veramente siano delle cose meravigliose da apprezzare, da vedere e magari nel periodo di Natale di fare con qualche istro, noi la cosa non gli spiacere. Buon Natale, ciao. Tutto quello che vuole. Sembra sacrilego, ma sto per battere un chiodo su un Cristo velato molto particolare, emozionante uguale, come quello originale, perché conosco quello che è nella Cappella San Severo, ma vorrei dire che noi a Pozzuoli non siamo da meno. Ah, brava! Fatto! Grazie! L'arte a Dio è quasi nepote. Ecco qua. Bellissimo. Grazie. Grazie a te, fratello.